Io mi chiamo Stefano Vaccara, sono siciliano e sono a New York dal 1994. Sono un giornalista e qui siamo alle Nazioni Unite dove faccio il mio giornale che si chiama La Voce di New York. Ciao Giulia. Ciao Stefano. A un certo punto il rapporto di lavoro con America Oggi si è interrotto e in quel momento tutti i miei collaboratori, la maggior parte dei miei collaboratori di Oggi 7 subito mi hanno chiesto, beh, e allora che facciamo? E io in quel momento non sapevo neanche cosa dire. Allora mi venne l'idea, un mio amico disse, no, ma si fa online. E si fece una voce di New York online, questo siamo nel 2013, ma che era allora poco più di un blog. Nel giro di pochi mesi, da 10.000, 15.000, 30.000, abbiamo capito che il pubblico era immenso e che aumentava, e allora abbiamo strutturato più il giornale da giornale e poi è nato anche il nostro motto che è Liberty meets Beauty, la libertà incontra la bellezza, e che è quello che ci distingue, dove la libertà ovviamente è gli Stati Uniti, soprattutto New York, il primo emendamento, the first amendment della Costituzione, e poi bellezza. Bellezza che significa l'Italia, ovviamente, ma non bellezza soltanto in modo estetico, ma anche etico. E noi pensiamo di unire tutti gli italiani nel mondo e chi ama l'Italia, quindi non solo gli italiani, non soltanto con le notizie che devono informare, non ci saremmo solo noi, ma soprattutto perché noi vogliamo che gli italiani di qualunque tendenza politica, qualunque cultura, in qualunque paese vivano, ecco, si ritrovino nel valore etico della bellezza. E per noi bellezza significa soprattutto verità e raccontarla per quella che veramente è. Io sono giornalista, ho lavorato per 4 anni a Roma prima di venire a New York, ma avevo bisogno di staccare, di fare un'esperienza alternativa. Nel corso dei 3 mesi ho capito che la città mi piaceva tantissimo, anche perché è una città ricchissima di storie da raccontare, quindi per un giornalista è adrenalina continua. E da lì mi sono innamorata di questa città e soprattutto sono inciampata in una realtà molto bella, che è quella della Voce di New York, che in realtà io già conoscevo dall'Italia. La Voce di New York per me è un coraggioso avamposto di libertà di stampa, a cui non ero abituata quando ero in Italia, e è una realtà dove davvero vieni valorizzato per quello che sei e puoi dare e non ti viene imposta una linea editoriale che magari non condividi. Poche settimane fa abbiamo vinto il premio giornalistico Amerigo, che è un prestigioso premio che viene consegnato al consolato degli Stati Uniti a Firenze nel 2018. Ecco, noi siamo stati considerati il miglior giornale online che descrive l'America agli italiani. Ecco, secondo me tutto il discorso che fa Vaccara sull'incrocio tra libertà e bellezza è proprio l'essenza dell'italicità negli Stati Uniti, perché la libertà lui la attribuisce come un valore tipico degli Stati Uniti e la bellezza, ma è l'ibrido, la fusione fra i due è quello che è interessante e che non lo configura come un italiano all'estero, è qualcuno che ha portato negli Stati Uniti il modo di fare giornalismo, eccetera, che è attento a dei valori, per esempio la bellezza, che sono valori italiani. Io sostengo che gli italici sono centinaia di milioni, perché anche quelli che sono stati formati al nostro sistema di valori, alla nostra civiltà, ma che vivono magari con passaporti e parlando lingue diverse, sono il nostro mondo in un mondo di mobilità come è quello della nostra epoca. Cioè, secondo me, un giornale come il suo potrebbe farsi diffusore di quegli interessi italici che non hanno e non devono avere strumenti distinti se sono americani piuttosto che se sono italiani. Non so, prendiamo per esempio l'esempio citato, la Nutella è prodotta negli Stati Uniti
è un prodotto inventato dagli italiani, gli interessi della Ferrero sono interessi italici. E quindi anche al limite la pubblicità per la voce di New York non deve essere soltanto quella italiana, ma può essere benissimo la pubblicità di quel mondo americano che vuole, diciamo, alimentarsi di valori di bellezza, per esempio tipicamente italici.